Grazie Presidente. La nostra risoluzione, al contrario di quelle dei colleghi, è stata presentata un po' all'ultimo momento, ma non perché sia più urgente rispetto a quelle già illustrate, ma perché semplicemente vuole andare a sottolineare un'altra sfumatura che riguarda sempre un diritto costituzionale, che è quello della sicurezza dei cittadini. Noi l'abbiamo voluta presentare in merito alla polizia postale. Ci è giunta notizia che all'attenzione, all'esame del Ministero degli Interni ci sia un progetto di soppressione di sezioni di polizia postale per accentrarle tutte nei capoluoghi di regione. Per noi questo è un progetto assolutamente inaccettabile. La polizia postale compie al giorno d'oggi, con le nuove tecnologie, con i social network che sempre più sono ormai parte integrante delle nostre vite, chi di noi non passa ore al cellulare, sui social vari. La sicurezza è diventata importantissima. A tal proposito abbiamo presentato qualche giorno fa anche un'interrogazione in merito proprio a una di quelle che un tempo, quando erano scritte, si chiamavano catene di Sant'Antonio, oggi non saprei nemmeno il termine che si usa online, che invitava le mamme a postare le foto dei propri bambini, e proprio la polizia postale ha sollevato il problema della sicurezza. C'è anche il grande tema del rapporto privacy, riservatezza, sicurezza: dove finisce una e inizia l'altra, dove finisce il diritto di una singola persona alla privacy e inizia il diritto di tanti alla sicurezza. In questo senso la polizia postale compie un ruolo fondamentale, e il fatto che si occupi di una parte della sicurezza dei cittadini dematerializzata, che non sia fisicamente sulle strade, non significa che non debba essere altrettanto presente capillarmente sui territori, perché comunque chi si trova, specialmente nel caso in cui ci sono minori coinvolti, si trova in una situazione in cui teme per la propria sicurezza, per la sicurezza dei propri figli, a dover andare anche a raccontare dei fatti che possono essere successi, dei sospetti che si hanno relativamente a questioni sorte sulla rete, ha necessità di avere un presidio territoriale. Altrimenti, accentrando queste forze tutte all'interno dei capoluoghi di regione, si ha un controllo del mezzo, una tutela del mezzo di comunicazione e non dei cittadini che usano quel mezzo di comunicazione. Oltretutto, motivare questo progetto con un risparmio è risultato una motivazione molto fragile, in quanto la maggior parte dei costi è già sostenuta per la gran parte da Poste Italiane. Anzi, poi andare a gravare sulle questure crescerebbe in realtà i costi e non li andrebbe a diminuire, oltretutto con il pericolo che poi questi operatori altamente specializzati, altamente qualificati, la cui qualificazione va valorizzata, rischiano di trovarsi anche a svolgere funzioni ordinarie di ordine pubblico quotidiano, altrettanto importante, ma non il ruolo per il quale sono stati deputati. Quindi secondo noi questo aspetto anche va tutelato in maniera forte, e assolutamente non vanno né delocalizzate né accentrate, né tantomeno vanno diminuite le forze che si occupano di sicurezza per quanto riguarda tutto quello che è online, che sia l'e-commerce, che sia la privacy, che sia la tutela dei minori. C'è anche un rapporto diretto con il garante dei minori, quindi per noi è assolutamente importante che questi operatori rimangano sul territorio vicini ai propri cittadini. Grazie.